Il Senato approva. Sei mesi di tempo prima di poter ripresentare il disegno di legge contro l'omotransfobia in commissione. È stato di fatto bocciato il DDL Zan dopo la tagliola azionata mercoledì scorso dal centrodestra in Senato. Nello scrutinio segreto il testo si è fermato a causa dell'ostruzionismo di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che esultano per quella che viene vista come una prova generale per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il deputato del PD, Alessandro Zan, ha puntato il dito contro chi ha seguito le sirene sovraniste, causando l'affossamento della proposta. A risultare decisivi, infatti, sono stati 16 franchitiratori e due astenuti tra gli stessi gruppi a favore della legge. Questo battuta d'arresto che c'è stato per dei senatori che si sono nascosti dietro il voto segreto per affossare la legge è una battuta d'arresto solo momentanea. Nel centro-sinistra si è aperta una spaccatura con PD e 5 Stelle da una parte e Italia Viva dall'altra, che si addossano responsabilità reciproche. Il percorso che ci hanno propinato PD, 5 Stelle, scontro frontale, e il centrodestra che ha chiesto il voto segreto ha portato questo paese a non avere ancora una legge.